Buonasera a tutti dal vostro Capitan Napoli. Oggi ci sono stati sorteggi dei quarti di finale di Champions League ed Europa League, andate sulla carta molto male e quindi non benissimo alle italiane e bene alla Lazio in Europa League. Brevemente vi ricordo che la Juventus è beccato Real Madrid, quindi sarebbe la rivincita della finale dell'anno scorso, mentre la Roma si è beccato il Barcellona. Sorteggio più benevolo in Europa League per la Lazio, che si è beccato il Salisburgo, quindi ha evitato l'Atletico Madrid e l'Arsenal. Ne parleremo bene dopo la sigla. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Sigla! Gli accoppiamenti di Champions League, Juventus Real Madrid, la rivincita della finale dell'anno scorso, l'andata al Juventus Stadium, Juventus Real Madrid, mentre il Barcellona Roma si è beccato Barcellona, l'andata a Barcellona. Poi invece le altre partite saranno Siviglia Bayern Monaco, Liverpool Manchester City, mentre in Europa League, adesso andiamo subito ad analizzare gli avversari dell'Europa League. La Lazio gioca in casa contro il Salisburgo, Lazio Salisburgo, l'andata allo Stadio Olimpico. Poi c'è Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Arsenal, CSKA Mosca e Lipsia Marsiglia. Questi sono i sorteggi di Champions League Europa League quarti. Adesso insieme andiamo ad analizzare queste partite di Champions League ed Europa League a tra pochissimo. Bentornati dal vostro Capitan Napoli con questo nuovo video. Appunto, andiamo ad analizzare questo sorteggio dei quarti di finale di Champions League, che di certo non è stato benevole per le squadre italiane, appunto perché la Juventus si va a beccare il Real Madrid, come avevo ripetuto prima, rivincita della finale dell'anno scorso, mentre addirittura la Roma si va a beccare il Barcellona. All'andata la Juventus giocherà in casa con Real Madrid mercoledì 3 aprile alle 20:45. La Roma giocherà all'andata a Barcellona mercoledì 4 aprile alle ore 20:45. Le altre due partite di Champions League dei quarti sono Siviglia Bayern Monaco e Liverpool Manchester City, il derby inglese molto molto interessante. Cosa c'è da dire di questi qua? Non è andato bene all'italiana, sarà molto dura per tutte e due, ma la Juventus onestamente non la darei sconfitta per sicura, perché un quarto di finale non si può mai sapere. Il Real Madrid, con tutto rispetto, non mi sembra il Real Madrid che ha vinto l'ultima Champions League. Secondo me la Juventus non se la può giocare con tutte le sue carte. Diciamo che mi verrebbe da dire un 55% Real Madrid e un 45% Juventus. Molto male gli è andata la Roma, che si becca forse tra le peggiori che si potesse appunto beccare il Barcellona del trio delle del Barcellona, che è una grandissima squadra con un Messi ritrovato, con Suarez, una gran bella squadra il Barcellona, molto ostica, molto difficile da affrontare. Barcellona è in campionato, il Barcellona sta dominando la Liga, primo ovviamente in classifica con 72 punti, con ben 8 punti di vantaggio sulla seconda l'Atletico Madrid e il terzo il Real Madrid con 57 punti. Ed inutile elencare ovviamente i punti di forza di questa grandissima squadra che è il Barcellona, che è una grandissima squadra, primi in classifica nel campionato della Liga con 8 punti di vantaggio sulla seconda che abbiamo appena visto. Vedete che è inutile dire, i punti di forza sono il grandissimo Messi, il grandissimo Suarez, un centrocampo molto forte con Iniesta, Rakitic e Busquets, il neoacquisto ha pagato molto Dembélé, insomma il buon portiere tedesco come Stegen,
troppo facile per la Juve parlare dei punti di forza del Real Madrid. Il Real Madrid lo conosciamo tutti, è una grandissima squadra con l'immenso Cristiano Ronaldo, con il suo Benzema, Asensio, con Carvajal, con Marcelo, con il difensore centrale Ramos. Comunque gli è andata molto male. Qua invece per tra Roma e Barcellona purtroppo mi viene da dare 65-70% Barcellona e 30-35% Roma. E di questi quarti di finale adesso diamo secondo me un'opinione anche sulle altre. Mi verrebbe da dire tra Siviglia e Bayern Monaco 65% Bayern Monaco, 35% Siviglia. Tra Liverpool e Manchester City mi viene da dire istintivamente, ragionandoci, anche vedendo la classifica del campionato inglese, 60% Manchester City, 40% Liverpool, vedendo che appunto nella Premier League il Manchester City ha 81 punti, è primo, Liverpool è quarto, ci sono 21 punti di differenza. In Champions League penso che non verranno stravolti gli equilibri, quindi molto molto dura per le due italiane. In Europa League gli va molto molto bene alla Lazio, che ai quarti di finale nel sorteggio evita sia l'Atletico Madrid e sia l'Arsenal e si becca il Salisburgo, che difficile da dire se era la più debole insieme col CSKA Mosca e Marsiglia, però secondo me di quelle sette che si poteva beccare le due più forti erano l'Atletico Madrid, l'Arsenal, come terza mi viene da dire lo Sporting Lisbona, la quarta mi viene da azzardare che il Marsiglia ha qualcosina in più del Salisburgo, e tra CSKA Mosca e Salisburgo forse il Salisburgo anche come volume di gioco ha un bel gioco, ha qualcosina in più complessivamente del CSKA Mosca, che comunque clamorosamente nell'ultimo turno ha eliminato non poco l'Olympique Lione dopo che aveva perso il caso da 0 e ha vinto fuori casa 3-2. Queste sono le mie opinioni. L'andata sarà appunto squadra di Europa League a Roma giovedì 5 aprile e il ritorno giocherà ovviamente il 12 aprile in Austria contro il Salisburgo. Questa è stata la mia opinione sui sorteggi di Europa League e di Champions League. Molto male l'italiana, la Juve becca Real Madrid, Barcellona, la Roma becca Barcellona, mentre molto più benevole in Europa League il sorteggio della Lazio, che i quarti becca Salisburgo e evita l'Atletico Madrid e l'Arsenal e anche lo Sporting Lisbona. Vi auguro a tutti una buona serata. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Una buona notte a tutti, la vostra Capitan Napoli. Ciao, io.